Il fundraising fa parte di ognuno di noi. È vero? Sì, è vero. Oggi abbiamo un testimone importante che ci spiegherà perché. Questo è un regalo che Milano Non Profit fa a tutti gli ascoltatori di Milano All News. Io sono Elena Inversetti e insieme a Giulia Barbieri di Non Profit Factory vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Milano Non Profit. E dunque con l'ospite di oggi Andrea Romboli, neo presidente di ASSIF, Associazione Italiana Fundraising. Insomma, abbiamo lanciato una promessa, abbiamo detto che il fundraising fa parte di ognuno di noi. Quindi Andrea, benvenuto. Buongiorno. Che cosa vuol dire? Soprattutto, insomma, hai in mano le redini di un luogo in cui questa frase si avvera o si dovrebbe avverare. Quindi è un luogo e un insieme di persone. Quindi che cos'è ASSIF? Perché rende possibile il fatto che il fundraising faccia davvero parte di ognuno di noi? E che cosa fate? Ma soprattutto, perché non solo per chi lavora nella raccolta fondi è importante avere presente l'esistenza di ASSIF, a cui insomma l'accesso è abbastanza libero. Adesso ci spiegherai tu bene. Prego. Molto bene, grazie di cuore per questa intervista. ASSIF è l'Associazione Italiana Fundraiser, nata più di 20 anni fa con il tentativo e la missione di far riconoscere una nuova professione all'epoca emergente, che è quella del fundraiser, cioè colui che opera a favore di organizzazioni benefiche, ma non solo, per individuare e trovare risorse che possono soddisfare e aiutare il raggiungimento di buone cause o di missioni che hanno comunque un impatto sociale. E questo l'abbiamo fatto in tanti anni grazie al volontariato di tante persone che hanno deciso di stare insieme in un, la parola giusta è quella che hai usato, Elena, luogo. Il luogo è differente da uno spazio, lo spazio è un perimetro, un luogo è un'entità dove si fa esperienza, dove si condividono esperienze, dove si cerca di crescere insieme, rappresentando chi è al lavoro tutti i giorni per un'esperienza comune. Quindi in 20 anni abbiamo messo assieme più di 300 persone che si occupano di fundraising, che sono professionisti, volontari, dipendenti di organizzazioni, persone appassionate di questa materia, che in sintesi possiamo definire come coloro che trattano il dono, che è coloro che sono ogni giorno al lavoro per gestire, tra virgolette, il dono che gli viene affidato. Da chi? Da persone che credono nel dono come agente di cambiamento, come qualcosa che, se indirizzato nella modalità giusta, può cambiare le cose. E questo è il mestiere che tutti i giorni fa chi si occupa di fundraising. E farlo insieme dentro un'associazione vuol dire farlo con uno sguardo comune, con un'etica comune, no? Sappiamo tutti benissimo come sia un lavoro molto dedicato quello di gestire il dono che qualcuno ti affida, e che basta pochissimo per ledere la fiducia e quindi la reputazione. E ahimè, quando succedono fatti in cui ci vediamo nei telegiornali, in una notizia che ci viene dal web, il fatto che qualcuno ha usato male delle risorse che gli sono state affidate, purtroppo quello è un danno che non avviene solo rispetto a quel soggetto, a quell'individuo, a quella persona, ma è un danno che è accaduta, lede la fiducia di tutti rispetto al fare del bene. Mentre il nostro scopo è più quello di dare garanzie a chi dona rispetto a un mestiere che è quello del fundraiser, rispetto a delle regole, a un'etica e anche magari domani a un contratto di lavoro che lo disciplina, affinché si possa fare bene il bene. Questa è un po' la sintesi, e assolutamente il fundraising appartiene a ognuno di noi, perché ognuno di noi ha avuto e ha a che fare nella sua vita con il dono, okay? E se ci pensiamo un attimo, ci riflettiamo, sicuramente abbiamo incontrato organizzazioni, persone o ambiti in cui abbiamo avuto gratuitamente delle cose, dei servizi, un ascolto, un rapporto,
E lì dietro c'era proprio questa dinamica qua, che è la stessa con cui una persona decide di sostenere qualcun altro. ASIP è per tutti, e questa è un'altra informazione giustissima. Noi siamo una sezione di professionisti che vuole rappresentare una categoria, ma siamo anche un'organizzazione che desidera promuovere il tema del dono, che è far capire alle persone che ci può essere anche un sistema economico diverso, che si basa non su una prestazione a controprestazione, ma anche su quello che oggi gratis, no? Qualcuno fa qualcosa per l'altro senza aver bisogno di una ricompensa economica, okay? Lo fa perché c'è una spinta diversa dal fattore economico prestazionale, c'è una spinta che viene dal fatto che donare mi fa stare bene, okay? Mi dà qualcosa che mi porto con me e mi cambia. Ecco, quindi su questo direi che tutti possono stare dentro ASIF, aiutarla a sostenerla, chiaramente insieme ai professionisti per cui la sezione è nata e per cui lavora tutti i giorni. Grazie Andrea, come diceva Elena, il nuovo consiglio direttivo si è insediato di recente a maggio, e quindi io anche un po', no, nelle vesti in questo caso di fundraiser ma anche di socia ASIF, ti chiedo se il nuovo consiglio direttivo ha già discusso il piano strategico di ASIF, se non lo ha fatto, quando ha in programma di farlo, e invece se sì, qual è la struttura che si vuole dare ad ASIF e la sostenibilità economica affinché i progetti già in essere possano proseguire e auspicabilmente se ne realizzino di nuovi. Allora, noi siamo al lavoro, come dicevi, da maggio, con una squadra di persone che si è presa la responsabilità di far crescere un'organizzazione che in 20 anni ancora non è riuscita ad affermare pienamente gli obiettivi che si era data. In particolar modo ci sono due grandi obiettivi che in questi 20 anni hanno caratterizzato l'operato dell'associazione. La prima è essere rappresentativa di chi in Italia fa questo mestiere, e l'appello che faccio a tutti quelli che ci ascoltano è: iscrivetevi ad ASSI se avete a che fare col fundraising, perché è paradossale che se io faccio una ricerca su LinkedIn trovi più di 1000 persone che si spacciano come fundraiser presunti tali, e poi abbiamo una media di 300 soci iscritti. Okay? Questo perché se io sono un fundraiser e lo dico io che ho la tessera numero 1 e l'ho vista nascere questa associazione, non possono stare lì dentro, perché stare lì dentro vuol dire contribuire a far crescere la mia professione, e sappiamo benissimo, chi lo fa questo mestiere lo sa, che in Italia c'è ancora tantissimo lavoro da fare. E quindi sicuramente un obiettivo costante, e che anche questo consiglio direttivo si è posto, è quello di essere rappresentativi, perché più lo siamo, più possiamo fare quel lavoro di advocacy verso le istituzioni affinché questa professione sia realmente riconosciuta anche dagli organismi pubblici di riferimento. E su questo sicuramente è un lavoro che nel passato, ma penso anche nel futuro, dobbiamo raggiungere. Non siamo ancora riusciti a vederci come direttivo per scrivere un piano strategico vero e proprio, visto che appena siamo entrati c'è il nostro grande evento annuale che stiamo curando, presidiando, che è Fundraising in 2-6, dove invito poi tutti, Milano News è il nostro partner, vedrete la diretta, tutti andranno a vedere, c'è ancora tempo per iscriversi, quindi chi può, ecco, lo faccia, perché è veramente un evento che merita poi la presenza e la partecipazione, ed è un evento che noi stiamo gestendo come volontari, quindi a maggior ragione il tempo è limitato e non riusciamo a presidiare tutto in ugual misura. Ci siamo impegnati però subito dopo l'evento di fermarci un attimo per fondamentalmente mettere in fila quello che sono le idee che abbiamo già, perché di fatto l'obiettivo primario è quello di far riconoscere sempre più una professione dentro degli strumenti, delle cornici dove c'è bisogno di aiuto. Quello che io vedo e che ho visto e che mi hanno insegnato è che nessuno lavora da solo, e se penso ai giovani fundraiser penso a persone che hanno bisogno di qualcuno da chiamare, un'organizzazione a cui riferirsi, una casetta degli attrezzi in cui andare a prendere quello che ti serve gratuitamente, e quindi i nostri soci, i più giovani, cioè, a mio parere, quelli su cui dobbiamo investire di più. Però, ripeto, queste sono tutte
linee guida che abbiamo, come dire, un po' discusso tra un direttivo e l'altro. Ora vogliamo poi rendere noto a tutti, definendoli anche in una delibera ad hoc, quali sono gli obiettivi che andremo a raggiungere o ci proponiamo di raggiungere nei prossimi 3 anni. Nel frattempo, ecco, grazie per la domanda sulla sostenibilità economica, perché chiaramente ASSIF è una realtà che, non, come tutte le realtà associative, riceve l'unica certezza che ha, forse, è quella di ricevere ogni anno una quota sociale di chi continua a credere nella missione che rappresenta. Quello che sicuramente da un po' di tempo a questa parte, anche quando il direttivo precedente c'eri tu, Giulia, la cosa interessante era quella di andare a definire come si può sostenere un'associazione anche con dinamiche diverse dalla mera quota associativa, dove sappiamo benissimo che nessuna associazione vive sulle quote sociali. E la sfida qui è ambiziosa, perché chiaramente il terzo settore italiano, ma non solo, vive di fundraising in gran parte o in parte residuale, però ha a che fare con questo tema, e sarebbe molto interessante fare una bella alleanza con le organizzazioni, con gli enti, con le realtà che dentro le proprie strutture hanno i fundraiser e lavorano sul fundraising, perché o stiamo insieme oppure rimaniamo delle cellule tutte molto piccole che fanno tanta fatica ad andare avanti e a sostenersi. Invece possiamo, a mio parere, costruendo ponti e non torri, generare un cambiamento reale, perché insieme possiamo mettere su una sostenibilità vera e possiamo raggiungere obiettivi comuni che moltiplicano il valore sia di ASSIF che del terzo settore in generale. Questa è sicuramente una delle linee guida che abbiamo condiviso, e spero presto di poter dire: andate sul sito dell'associazione a vedere e a dare anche il vostro contributo per aiutarci a raggiungere quegli obiettivi. E citavi FTS, è stato un evento importante, sicuramente, che insomma, ha cambiato un po' la storia, no? Anche di ASSIF, e che sta facendo la storia di ASSIF. Come è stato messo in piedi FTS? Sappiamo, insomma, no? Appunto per come ci raccontavi ASSIF e per quello che è stato FTS, insomma, immaginiamo, sappiamo anche che c'è stato dietro un grande lavoro che va avanti da molto tempo, però ecco, magari ci puoi dire di più te su questo. Sì, volentieri. FTS io lo descrivo sempre come il frutto forse più maturo del lavoro di volontariato che i nostri soci fanno. ASSIF è suddivisa in gruppi territoriali. Questi gruppi territoriali sono soci che lavorano tutto il giorno nelle proprie organizzazioni o facendo di consulenti o altro, e poi dedicano un tempo per far vivere ASSIF su quel territorio. E lo scorso direttivo, con la presidenza di Nicola Bedogni, ha deciso di creare un evento annuale di ASSIF, che è un evento che è stato definito così, un po' come quell'evento per i fundraiser che non parla di fundraising, no? E che quindi è un luogo di contaminazione dove chi fa fundraising possa trovare stimoli e viceversa chi non lo fa possa incontrare i fundraiser che sono lì seduti con uno sguardo diverso, che è quello non solo di andare a portare a casa nozioni tecniche, ma è quello di incontrare mondi e sguardi diversi, perché il fundraiser è una persona che ha uno sguardo multidisciplinare, okay? Dove dobbiamo sapere un sacco di cose, non essere esperti di tutto, ma conoscere tutto sì, perché quando si parla di dono, di risorse, è un tema che si innesta dentro l'organizzazione, dentro il proprio bilancio, dentro la fiscalità, dentro le questioni amministrative, fiscali, organizzative, comunicative, identitarie, e quindi è qualcosa che sta in maniera trasversale con discipline complesse. Quindi Racing to Say rispecchia questo, ma lo rispecchia però con un'apertura totale, che è l'apertura di un evento che, dove chi viene di fatto si paga le spese per l'organizzazione, i pasti e niente di più. È qualcosa che coinvolge tantissimi sponsor e sostenitori, cioè persone che hanno creduto e credono in questo evento, perché è un evento di libertà, un evento in cui i fundraiser si mettono insieme, chiamano in questo caso la comunità di riferimento
e invitano speaker e persone che riteniamo siano strategiche per farci crescere come comunità di fundraiser. Tutti gli speaker che partecipano lo vengono a titolo gratuito, anche questa è una cosa che si deve rendere orgogliosi come Assi, perché vuol dire che abbiamo tanti amici, okay? Questa è l'altra cosa su cui credo tanto. Non si sta insieme per interesse, si sta insieme perché condividiamo dei valori e degli obiettivi, okay? E se noi condividiamo valori e obiettivi, allora quei fini che condividiamo diventano qualcosa che ci accomuna. E penso che Assif oggi sia proprio questo, sia una comunità viva, una comunità che deve imparare forse ancora bene a stare insieme, a raggiungere obiettivi comuni, ma questo via, come il terzo settore ci insegna, quando si sta insieme per una missione occorre lavorare insieme per raggiungerla, ecco, anche confrontandosi e mettendo insieme anche le visioni diverse, però su un obiettivo comune. E penso che Fundraising 2.6 rispecchi molto bene la forza del volontariato dei fundraiser, la forza di un pensiero, dei valori, di un'etica, di uno sguardo di cui il fundraising in Italia ha un gran bisogno. Grazie Andrea, noi di Milano News abbiamo appunto seguito parte della diretta di Fundraising 2.6 intervistando un po' di protagonisti, tra cui Letizia Bucalo che è stata l'ideatrice dell'evento e soprattutto è stato un momento in cui abbiamo visto mettere in atto insomma quello che tu stai dicendo, perché quando Andrea parla, io invito anche ad ascoltare altri suoi interventi, inizia sempre con un afflatto che sembra filosofico e poi invece si capisce che è tutto molto concreto. La differenza appunto quando parlava di dono e il fatto che Assif sia un luogo e non uno spazio, con tutte le difficoltà che ci sono ovviamente a lavorare in questo mondo. Quindi quello che insomma ci preme far emergere e condividere è che veramente anzitutto per chi lavora nel non profit, che sappiamo non essere solo una professione ma anche una missione, l'iscrizione ad Assif è caldamente consigliata, proprio perché se si vuole generare del bene comune sul lato del cittadino e come diceva anche Andrea, in modo anche da fare advocacy verso le istituzioni, quindi generare un reale cambiamento, tra l'altro generare cambiamento è il leitmotiv della comunicazione di Assif in questi ultimi mesi, ecco insomma partiamo da qui perché c'è un luogo e ci sono delle persone con cui farlo. Andrei in chiusura ma lasciando insomma la parola ad Andrea se vuole aggiungere qualcosa. Prima di tutto grazie, e grazie è qualcosa che ogni fundraiser dice ogni volta che riceve un dono. Un dono è anche la possibilità che oggi avete dato ad Assif di essere collegata a chi ci ascolta. Noi ancora non siamo tanto conosciuti, anche se abbiamo più di 20 anni di storia, ma sicuramente siamo l'associazione italiana dei fundraiser. Questo lo dico con orgoglio perché è il luogo in cui, come dicevamo, chi fa sto mestiere ci deve stare, ma ci deve stare perché lavora meglio, okay? Perché non è solo, perché mentre lavora sa che appartiene a una grande famiglia, che è quella dei fundraiser italiani, che credono nel valore dello stare insieme e anche nel valore della condivisione. Questa è l'altra cosa che a me è importantissima. È bello ritrovarsi in eventi come Fundraising 2.6, ma anche in eventi che i gruppi territoriali fanno nelle singole regioni, in cui ci si aiuta condividendo il proprio lavoro. E questo penso che in questa epoca in cui tutti siamo un po' chiusi, no, nei nostri perimetri, poter non aver paura di condividere con gli altri quello che è il tuo quotidiano, quelli che sono talvolta le tue relazioni, o condividere anche i fallimenti da cui sei passato evitando ad altri di passarci, ecco, questo penso che sia forse veramente il più grande valore ed è anche quel dono che i fundraiser si scambiano dentro la propria associazione, perché concludo con queste parole, il dono dentro ha quella relazione, e la relazione è autentica non quando sto lì per un interesse, okay? Ma sto lì perché ricevendo a mia volta divento qualcuno che dà, e questa si chiama relazione di reciprocità ed è quella cosa che Assif vuole attivare con i suoi soci, okay? Che sono persone che appartengono a una bella grande famiglia e ci auguriamo che siano sempre di più. Grazie mille Andrea,
Buon lavoro e a presto da tutti noi di Milano Non Profit, da me e da Giulia Barbieri. Grazie Andrea, buon lavoro, grazie al direttivo. Grazie.